centrale d'Acquario è una centrale che riveste una grande importanza nell'ambito del patrimonio di archeologia industriale del Lazio. In particolare trova le sue radici già nel 1835, quando Papa Gregorio XVI realizzò i cunicoli per lo sfruttamento delle acque in loco. E in particolare ancora di rilevante importanza è nel 1892 l'illuminazione di Roma, quindi primo esempio al mondo che ha consentito di portare l'elettricità con una linea cavo di 26 km. Ha visto diverse vicissitudini la centrale, in particolare distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1949 è stata ricostruita secondo un assetto di 3 gruppi e 17 megawatt, per poi arrivare nel 1995 ad essere nuovamente revampizzata nella sua attuale struttura. Ci troviamo adesso al piano alternatori della centrale idroelettrica di Acquoria. Questo impianto è stato rinnovato nel 1994. Il fiume Aniene viene sbarrato all'altezza del centro storico di Tivoli, formando la cosiddetta diga di San Giovanni. Tramite una tubazione lunga 1,2 km, l'acqua viene convogliata qui in impianto con una portata massima derivabile di 36 metri cubi al secondo. Il salto geodetico è di 165,20 metri. Per le caratteristiche di salto e portata sono state adottate 2 turbine Francis che operano la prima trasformazione di energia, vale a dire la trasformazione di energia potenziale a energia meccanica di tipo cinetico. La seconda trasformazione di energia, vale a dire quella da meccanica ad elettrica, avviene invece grazie a 2 generatori sincroni da 27 MW all'uno, garantendo quindi una potenza di 50 MW per una producibilità media annua di circa 150 GWh, che consente di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 50.000 famiglie, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 100.000 tonnellate di CO2. Altro beneficio in termini di impatto ambientale è il fatto che ogni anno dal bacino San Giovanni vengono rimosse circa 80 tonnellate di detriti, che altrimenti il fiume porterebbe con sé fino alla confluenza con il Tevere.